amiche di unghie, benvenute in questo nuovo Mi faccio le unghie. Ho deciso di intitolare, diciamo, i video dove faccio le unghie a me stessa, di chiamarli Mi faccio le unghie. E quindi va bene, adesso li intitolerò tutti così i video dove faccio appunto le mie unghie. Ok, preparata l'unghia naturale, tolta la, vedete che due unghie sono già fatte, perché volevo provare prima fuori video, diciamo, come veniva con questo colore, e quindi poi ho deciso di registrare. Allora, questa è la mia mano destra, ovviamente sto lavorando con la sinistra, e con la sinistra ho dei grossi problemi, veramente ho dei grandi problemi a lavorare con la sinistra, ma cerco di mettercela tutta. Alle volte mi stufo e papocchio un po'. Va bene, questo che avete visto che ho applicato è l'Ultra Bond di BSN, questo prodotto veramente particolare, quasi denso, molto aggrappante, abbastanza appiccicoso. Vedete come rimane anche bello lucido, va steso in una quantità, diciamo, non abbondante, ecco, non abbondante, e va massaggiato anche lui un pochino sull'unghia naturale, oppure sulla ricrescita in fase di refill. Ok, sto utilizzando anche qui le nail form di BSN, perché vi ho già detto, vi sto dicendo da quando le ho provate, che comunque queste nail form mi piacciono molto. Mi piacciono molto, sono nail form da salone, non per lunghezze estreme, però sono in alluminio e mi piacciono veramente molto. La colla è bella tosta, hanno una bellissima colla, una fortissima colla più che bellissima, e devo dire che non si muove. Poi, appunto, essendo in alluminio, una volta che sono piegate con la curva e chiuse tutto quanto, devo dire che non si muovono, quindi veramente super consigliate queste punte. Eh sì, ciao, queste nail form. Va bene, qui vado a fare delle mandorline. E utilizzando direttamente il colore, vado a ricostruire in acrilico e vado ad utilizzare direttamente questo colore che vedete che indosso, che poi è lo stesso di quel video dove faccio le unghie autunnali alla mia amica, ve lo lascio qui in alto a destra se ve lo siete perso, è lo stesso e mi piace veramente tanto. Che devo fare? Quando una cosa mi piace, la uso anche su me stessa. E tant'è che mi sono fatta anche il refill con lo stesso colore, che vi caricherò anche questo, anche il refill che mi sono fatta, caricherò il video. Dunque, prima di cominciare a costruire, vado a stendere una perla abbastanza piccola di clear, di polvere clear, per maggiore adesione e per evitare che si macchi la mia unghia naturale, in quanto appunto andrò a lavorare direttamente con un colore. Questo è il numero 1 ed è di Outlet Nails, di questa marca spagnola, e veramente, ve lo devo ridire, mi piace tanto. Se non l'aveste capito, vi foste perse qualche cosa. Va bene, ripeto, mi raccomando, considerate che sto lavorando con la mia mano sinistra. Veramente ho grossi problemi a lavorare con la mano sinistra, quindi i miei movimenti sono molto impacciati. Comunque, vado a creare proprio tutta l'estensione, vado a creare il bordo libero, tutta la struttura, tutto solamente con questo colore. Non vado ad incapsulare, non vado a fare nulla, vado a lavorare direttamente con questo colore. Dunque, in uno dei miei video dove parlo e parlo tantissimo, vi dicevo che le polveri acriliche si può costruire anche direttamente con le polveri colorate, ma se è consigliabile, diciamo, incapsulare dopo, oppure magari creare una struttura leggerissima sotto e poi andare a colorare con questa polvere. Cosa avrei dovuto fare? Allora, io qui queste unghie, come vi sto dicendo, ho già fatto anche un refill, quindi sono all'incirca forse 17-18 giorni che porto queste unghie. Assolutamente non è successo nulla, stanno tutte qua, non si sono mosse, non si sono spezzate, la struttura è molto resistente.
Ma c'è da dire anche che ho provato delle polveri colorate che non sono così forti come questa. Dunque, come facciamo a sapere se una polvere è forte e resistente? La possiamo utilizzare anche come struttura? Non lo possiamo sapere, non lo possiamo sapere perché dovremmo avere informazioni, diciamo, dal produttore, dalla marca, dalla ditta, e sapere se questo colore è fatto anche per struttura. Perché praticamente, diciamo che quando sono per struttura ci si aggiunge una parte di clear, di polvere clear, e questo gli dà proprio la struttura e la resistenza. Come facciamo a saperlo? Non lo sappiamo. Io qui l'ho fatto sempre perché su me stessa faccio le prove su me stessa, e devo dire che questa polvere funziona molto bene anche come costruzione. Però, per levarmi ogni dubbio, sì, qui anche qui la mia testa davanti, ragazze, insomma, per non dimenticare anche in questo video ogni tanto ci sono dei tagli bruschi perché la mia testa va davanti all'obiettivo, ok. Dicevo, tornando alla questione delle polveri che possono essere da costruzione oppure no, colorate. Per levarmi ogni dubbio, praticamente devo aggiungere un po' di polvere clear nel barattolo. Qui non l'ho fatto, vi ripeto, ho fatto una prova, ho voluto fare su me stessa, e sinceramente mi sembra che non ci sia nessun tipo di problema. Però, per esempio, ho preso delle polveri da AliExpress colorate, alcune, non tutte, dove vedo che non sono molto forti, e quindi lì, se voglio usarle solamente la polvere e creare la struttura direttamente con il colore, assolutamente aggiungerò del clear al barattolo, perché le sento che sono poco resistenti, rimangono morbide anche al polimerizzare, non indurisce benissimo. E quindi diciamo che con acrilico c'è da imparare un po' di cose che si imparano appunto con l'esperienza, ascoltando anche altre persone con più esperienza, eccetera eccetera. Io tutto questo l'ho ascoltato da altre persone, non è che me lo sono inventato, ed effettivamente in alcuni casi è proprio così. Tutto questo ve lo dico perché in questo caso, vedete, sto costruendo direttamente con la polvere colorata, ma se facciamo struttura in cover o struttura in clear e poi andiamo a colorare con vari gel color o semipermanenti, certo tutto questo problema non si pone. Tutte le polveri cover sono per costruire, e il clear ovviamente per eccellenza è la polvere per costruire per eccellenza, quindi se volete costruire in cover non vi fate tutti questi problemi di cui vi sto parlando io. Assolutamente le polveri cover sono per costruire. E quindi ecco, qui io vi racconto un po' anche quello che sto imparando in questo altro mondo parallelo della ricostruzione con acrilico, perché a me piace sfruttare questo sistema in ogni sua particolarità, cioè anche utilizzare proprio la polvere colorata direttamente per costruire. È lì che si accorciano i tempi, secondo me, quando appunto abbiamo un colore che mi fa sia da struttura che da colore, quindi una volta che ho limato ho finito. Insomma, il mondo dell'acrilico anche è bello vasto ed è bello è bello pieno di prodotti anche lui, perché se diamo retta dovrei avere un armadio apposta per tutte le polveri colorate, che poi le persone giustamente ti chiedono sempre quello che non hai, e quindi anche delle polveri acriliche ci sono mille sfumature di rosso, mille sfumature di rosa, eccetera eccetera. E quindi vabbè, questi sono così, come io con voi, lo sapete, chiacchiero come se stessi parlando con un'amica qui vicino a me. Allora, qui ho finito praticamente di costruire e non andrò più a fare niente, andrò a pinzare al momento che sta polimerizzando il prodotto, quando si sta indurendo, che non è più appiccicoso al tatto, andrò a pinzare e poi andrò a limare semplicemente. Quindi vado a costruire, a fare tutto in una botta sola. E
Va bene, faccio i soliti i taglietti per adattare l'anel form alla mia stupidissima unghia naturale. Io le chiamo così le mie unghie naturali. Grazie per esserci, ma insomma sono un po' sciocchine, un po' stupidine. C'è da fare parecchi aggiustamenti per far incastrare bene l'anel form. E niente, quello che faccio è questo, è solamente questo per tutto il video, quindi di nuovo andrò a mettere lo strato di clear sulla lamina ungueale e poi andrò a costruire. E qui vedete il fazzoletto, anche qui come nel video delle unghie marroni che ho qui a sinistra, anche questo, se ve lo siete perso, ve lo lascio qui in alto a destra quel video mentre costruivo. Anche qui, giustamente, essendo la polvere molto pigmentata, mi rilascia del colore sul fazzoletto e sul pennello, perché il problema non è che mi sporca il fazzoletto lo butto, chi se ne frega. Il problema si pone se mi si sporca il pennello, vado a sporcare anche il monomero con il quale sto lavorando, lo vado ad impappare, a incollare anche il monomero e quindi dovrei cambiarlo. Vedete, qui giro la salvietta perché scusate, il solito discorso, anche se la salvietta è troppo sporca e vado a pulire il pennello su una salvietta molto sporca, non faccio altro che andare a raccogliere prodotto dalla salvietta, me lo riporto sul pennello, quindi diventa veramente un macello. La salvietta va cambiata o girata, quando avete finito di girarla e non c'è più spazio, cambiamo direttamente la salvietta. Appunto, ecco, adesso qui sto andando a pinzare, qui vado a pinzare la struttura e quindi poi semplicemente ho finito. Mi vedrete qui adesso nel laterale, che non avevo visto bene, giustamente lavorando su noi stessi è sempre tutto più scomodo, e nel laterale, nel punto A sul lato destro, mi sono accorta che il prodotto era troppo sottile, e lì assolutamente non può essere che il prodotto sia sottile, perché è proprio il punto di forza dove si cominciano a spaccare le unghie ricostruite, se non è abbastanza spesso lì il prodotto, se non c'è abbastanza prodotto, ovviamente quello è il punto di forza e deve essere ben coperto, non dobbiamo andarlo a limare troppo quando andiamo poi appunto alla fase di limatura. Insomma, i punti A e B sono veramente fondamentali nella ricostruzione, quindi qui non ho fatto altro che aggiungere una perla abbastanza piccolina di prodotto e basta, ho finito, e le unghie stanno ancora qui, quindi mi è servito assolutamente fare questo piccolo ritocco, mi è servito assolutamente andare ad aggiungere questa piccola perla di prodotto. Vedete qui, io poi che succede? Che io sono senza laterali, le mie unghie anche crescono senza laterali, e quindi io quando vado a ricostruire me lo devo proprio ricostruire il laterale. E insomma, diciamo che non ho proprio le unghie più facili del mondo da ricostruire, ecco, però sono le mie, ci lavoro da anni e ormai ho capito quello che quello che devo fare. Va bene, allora io vi risento fra poco, qui continuo a costruire sia l'indice che il pollice e poi andiamo a passare alla fase di limatura. Thank you.
sono arrivata al pollice e qui, siccome vi faccio vedere praticamente molto bene, prendo la mia perla e aspetto che di vedere che la perla si idrati bene con di liquido, appunto con il monomero, e aspetto che cominci ad avere una certa consistenza, perché è più facile lavorare acrilico quando la perla sta cominciando a prendere consistenza, altrimenti, come già detto, ci scivola da tutte le parti e non raggiungiamo il risultato che vogliamo. E quindi, una volta che ha raggiunto questa consistenza, diciamo un po', non so neanche dire, tipo un po' pastosa, ma che non si appiccica alle setole del pennello che comunque deve essere idratato, perché con il pennello asciutto il prodotto si appiccica, vuoi o non vuoi, con il pennello asciutto il prodotto si appiccica. È per questo che vedete che si intinge, si pulisce prima il pennello sulla salvietta e poi si intinge di nuovo nel monomero, ma basta poco prodotto per andarlo a lavorare, basta intingerlo poco, non deve essere sgocciolante. E mi rendo conto che un sistema nuovo per noi, per l'Italia, e tantissime già lo usano questo sistema, è il primo sistema nato di ricostruzione, è lui il re della ricostruzione, poi dopo sono nati tutti gli altri sistemi, però qui da noi non si è sviluppato bene, non ha sviluppato bene questo sistema. Tantissime persone lo utilizzano, ma se facciamo una media su 10 onicotecniche, probabilmente una lo utilizza e le altre utilizzano quello che conosciamo da sempre, il gel, l'acrigel, eccetera. E quindi mi rendo conto che ci sarebbero un mare di cose da dire, e immagino che abbiate anche tantissime domande su questo sistema, e colgo l'occasione di questo video per dirvi che se avete delle domande alle quali io sono in grado di rispondere, nel prossimo video che caricherò risponderò alle domande che mi fate sotto a questo video. Quindi, se avete qualche domanda su questo sistema, sul sistema acrilico, io sceglierò delle domande, insomma risponderò a qualcuna di queste domande che mi fate lì dove so rispondere, dove sono a conoscenza, magari posso aiutarvi in questo modo. Quindi fate le vostre domande sotto a questo video e io dove posso rispondo. Dunque, avete visto molte volte la mia testa apparire, ovviamente anche qui, però anche questo video volevo non lasciarlo andare, perché può essere interessante anche vedere come uno lavora su se stesso con la mano con la mano cattiva, diciamo così, con la mano non dominante. E chiaramente ci metto più tempo, i movimenti sono più lenti, devo fare più attenzione, a volte proprio la mano se ne va per i cavoli suoi, così a caso, e quindi sì, ci metto più tempo, però va bene, insomma, immagino che tutte noi con la mano opposta facciamo un po' più di fatica. Molto importante andare a pulire il giro cuticole, in questo caso dal colore, ovviamente è molto importante, e in alcuni momenti mi sono tenuta anche un pochino più lontana, perché preferisco magari avere un millimetro di spazio piuttosto che dover andare poi a pulire, eccetera, con la fresa, insomma, vabbè, preferisco così, perché ripeto, poi andare a fresare con la sinistra, eccetera, è tutto un po' più complicato. Va bene, e vi lascio di nuovo, quando la mia testa sparirà, vi lascio di nuovo alle immagini dell'esecuzione, e poi arriviamo finalmente alla limatura. Thank you.
Ok, eccoci qua finalmente alla limatura e sempre per il fatto che con la mano sinistra non sono capace, sento che mi viene meglio limare con la lima manuale piuttosto che con la fresa. E vabbè, così a momenti sento che mi viene meglio, ho più padronanza della lima. Allora, qui sto utilizzando sto utilizzando la lima di BSN. Allora, dicevo, sto usando la lima di BSN che ho buttato perché ormai era consumatissima e mi sono trovata molto bene con questa lima. Questa in particolare è la 100-180 e per limare appunto la struttura in acrilico sto usando il lato 100. È molto comodo questo righello, il righello che c'è disegnato sopra. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto provarle delle lime così, e qui infatti sto controllando che guardandole da sotto mi sembra che l'indice sia più lungo, invece poi misurandolo con il righello proprio effettivamente invece erano uguali. Quindi è comodo questo fatto del righello perché a volte ci inganna, magari abbiamo un letto ungueale più lungo dell'altro e quindi guardandole da sotto guardate come l'indice sembra che sia molto più lungo del medio e invece no, e invece poi guardandole da sopra la lunghezza è la stessa. Quindi assolutamente mi è venuto molto comodo questo righello disegnato, devo dire che è molto comodo. Poi ho finito di limare tutta la struttura e qui vi faccio vedere una cosa così simpatichella. Queste decorazioni praticamente, siccome sono dritte, quando le mettiamo sull'unghia gli spigoli escono, l'unghia è comunque curvano, e quindi io faccio in questo modo, con un semplice bastoncino d'arancio la vado a piegare in modo che poi quando la metto sull'unghia segue il movimento dell'unghia e non mi rimane troppo. Però poi quando sono andata ad attaccare questa cosa la mia testa era ho fatto zoom per farvi vedere meglio, invece poi c'avevo la testa davanti sempre tutto il tempo e quindi non vi ho fatto vedere come la attaccavo. Comunque sto andando a mettere degli Swarovski sulle altre dita, e semplicemente così un puntino di questo Golden Shadow e poi direttamente con il sigillante vado a chiudere. Ormai lo vedete come faccio praticamente sempre questa cosa, qui sono molto fuori campo, molto fuori fuoco. Vabbè ragazzi, è proprio un video proprio così questo, che ha immaginazione, ve lo dovete immaginare. Ok, con il sigillante vado a chiudere, vado a girare intorno al brillantino e vado anche a toccare il gel colla, ma come già vi dicevo non succede assolutamente nulla né al sigillante né al pennellino, niente, non succede assolutamente nulla perché comunque il gel colla quando esce dalla lampada è lucido, senza dispersione e quindi non succede nulla a nessuno dei due. Quindi ecco, questo è praticamente quello che ho fatto in questo video, semplicemente una struttura colorata. Sono andata ad attaccare degli sticker che poi mi sono accorta che non si capisce bene di cosa si trattino, sono dei sticker autunnali con i colori autunnali, ma praticamente non mi è piaciuto per niente perché non sembra che non ci azzeccano niente, non si capisce cosa sono, però mi piace il colore, mi piace la struttura, mi piace tutto quanto e quindi alla fine ho deciso di farvi vedere lo stesso questo video. Non guardate la nail art perché non si capisce niente. Qui vi faccio vedere sotto com'è carino il sotto, tutto bello caruccetto, e questo è il risultato finale. Io spero che vi sia piaciuto lo stesso questo video, vi mando un bacio grande grande, in alto a sinistra ci sono i miei social, un abbraccio grande e ciao.